In contemporary society, I think that 99% of architecture has become the instrument for economical activities. And I am very sorry for that, because I think that architecture is supposed to be something that links people to other people. Architecture has to become a sort of form of cooperation, a cooperational body for people. So it should not be something that is going to be controlled by economy, but it should be something that creates a relationship of trust among people. Nel panorama dell'architettura internazionale e in quello dell'architettura giapponese contemporanea, Toyo Ito rappresenta una delle figure più significative. È premio Pritzker nel 2013 e Toyo Ito è un maturo sperimentatore del rapporto fra architettura ed informatica. È un sensibile osservatore di quelle che sono le dinamiche della società contemporanea e dei suoi continui cambiamenti. È anche un ponte fra l'architettura d'Occidente e l'architettura d'Oriente ed è un testimone, ma direi un artefice, di quello che è il passaggio dalla visione meccanicistica fondata sull'assemblaggio di pezzi materiali alla visione dell'elettronica che si fonda invece sul network, ovvero sulle relazioni spaziali sia materiali che immateriali. Toyo Ito nasce nel 1941, si laurea nel 1965. Dal 65 al 69 lavora presso lo studio di Kiyonori Kikutake, che è un esponente autorevole del movimento dei metabolisti giapponesi. La visione metabolista della città è una visione proiettata verso il futuro. È una città che si fonda su macrostrutture su cui si innestano delle cellule abitative in accrescimento organico, il principio di crescita organica che abbiamo in natura. È evidente che la visione dei metabolisti si rifà ai progetti visionari di Le Corbusier, ma nello stesso tempo disegna la via verso il moderno dell'architettura giapponese. In questo clima si forma il giovane Toyo Ito, tanto che quando fonda il suo primo studio, lo chiama Urban Robot, è un nome che evidentemente risente di quel clima culturale. Considerato uno tra i più innovativi architetti contemporanei, il giapponese Toyo Ito si laurea in architettura nel 65 e pochi anni più tardi fonda a Tokyo il proprio studio professionale, Toyo Ito e Associati. Ito inizia la propria carriera con piccole costruzioni, case e padiglioni nei quali perfeziona il proprio stile, ispirato dalla natura, dall'aria, dall'acqua e dal vento. I suoi edifici si innalzano leggeri, quasi immateriali, frutto di un'estetica minimalista che abbina la ricerca tecnologica, l'impiego di materiali innovativi e una coraggiosa creatività. Nel 1986 l'architetto realizza una delle sue prime icone, la Torre dei Venti di Yokohama, un monumento pubblico destinato a rilanciare l'immagine della metropoli. È l'inizio di una fortunata carriera che raggiunge uno dei suoi vertici nel 2001 con la Mediateca di Sendai, progetto che lo rivela agli occhi del mondo. Nel decennio successivo, Ito firma alcune delle sue opere più famose, come il padiglione della Serpentine Gallery a Londra, il palazzo Todds Omotesando di Tokyo o la Torre Realia di Barcellona.
Nel 2013 la giuria del Pritzker gli conferisce l'importante riconoscimento, definendolo un creatore di edifici senza tempo, che ha infuso nei suoi progetti una dimensione spirituale e poetica che trascende tutte le sue opere. Titolare di prestigiose cattedre universitarie, Toyo Ito è stato il maestro di alcuni celebri architetti, come Katsuyo Sejima. Con i suoi insegnamenti continua a trasmettere un'idea di architettura rivolta a innalzare lo spirito dell'uomo.